Per Robot Wars Extreme, torneo All Stars, un gran bello scontro. Stinger contro Pussycat. Ed ecco la scheda di Stinger. 83 kg di peso, due motori elettrici da 24 volt come alimentazione e il famoso spuntone a martello che lo ha reso celebre a Robot Wars. Salve, siamo la squadra di Stinger. Io sono Kevin Scott, il capitano. Lui è Carl Skinner. Salve. E lui è Tin Man. Noi tre abbiamo messo insieme questa creatura. Siamo arrivati terzi nell'ultima serie e vogliamo andare avanti con la nostra scure e le nostre due ruote. Celebri e veterani a Robot Wars, gli amici di Pussycat con la loro famosa lama rotante e la caratteristica di questo robot che cade sempre in piedi. Salve, siamo la squadra della fusione calda. Io sono Al Gribble, questo è Dave, il pilota, Robert, l'uomo delle armi, e questo è il nostro robot, Pussycat, con la lama senza dentelli che taglierà qualsiasi cosa. Bene, come abbiamo detto, questa è la battaglia che stavamo aspettando. Sappiamo tutti che questa è la battaglia su cui è stata concepita la serie Extreme. Stinger, siete pronti? Sì, abbastanza tranquilli. Buona fortuna! Ecco Pussycat! Dave, sappiamo che la vostra tattica è di colpire tra le ruote e tagliare i collegamenti di alimentazione. Riuscirete a farlo? Sì, possiamo farcela. Le vostre mani tremano? Forse sarà un altro passo verso la cima. Andate ragazzi, buona fortuna e che vinca il migliore! Oh, finalmente ci sono arrivato! Volevo vedere questi segnali un attimo più da vicino. Ma questo potrebbe essere un bambino robotico con una capigliatura un po' più flippata della mia. Ci sono i miei capelli, è ovvio che sono una rampa, flip! E mi dicono che questo qui potrebbe essere addirittura una delle mie rotelle che rimbalza per l'arena. Comunque, ragazzi, ora non dobbiamo fare altro che aspettare buoni, buoni, i due prossimi killer in arrivo e sperare che la loro potenza di fuoco non superi i limiti consentiti dalla legge in un luogo dove non esiste legge, ovvero l'arena di Robot Wars. State lì, a tra poco! Non perdetevi i prossimi scontri di Robot Wars Extreme, subito dopo la pubblicità. Della rotazione da parte di Stinger che lascia il segno sull'involucro di Pussycat. Pussycat per un attimo è come se si fosse inginocchiata subendo il colpo. Ancora il tentativo in rotazione da parte di Stinger, ma Pussycat prende il tempo in questo caso alla creatura di Kevin Scott. Ancora un colpo però per Stinger. Pussycat in difficoltà. Non riesce ad avvicinarsi allo sfuggente Stinger per piazzare qualche colpo con il suo rotore, con il suo disco anteriore. Dita nervose dei tecnopadri sui radiocomandi, nella fattispecie da Kevin Scott. Ancora un tentativo da parte di Pussycat che deve evitare i getti di fuoco. Prende la rincorsa Pussycat, cerca un balzo felino per saltare, per lanciarsi contro Stinger che non offre troppo spazio ai colpi del rotore anteriore. Un altro colpo che si abbatte contro Pussycat e Stinger sta facendo la sua battaglia. Stinger sta mettendo a segno dei colpi importanti, arriva però un graffio violentissimo da parte di Pussycat adesso. Stinger ha un problema ad una delle quattro ruote, una delle due ruote gemellate su uno dei due lati del robot è sicuramente danneggiata. Vediamo se riuscirà a piazzare un altro colpo Pussycat, è così, colpisce però in mezzo dove la struttura di Stinger è più resistente. E questa è davvero una battaglia che sta proseguendo colpo su colpo, quasi alla pari i colpi del martello di Stinger che perde pezzi da una delle ruote piene, ma Pussycat non riesce a piazzare il colpo definitivo. Guardate i problemi di Stinger a una ruota, Pussycat che però non riesce ad approfittarne. Adesso riesce a provare un altro graffio dolorosissimo per il copertone di Stinger. Mancano però solo 7 secondi. Questo combattimento sarà deciso dai giudici e sarà una decisione difficile. Sarà una decisione che comunque toglierà da questo torneo uno degli assoluti protagonisti di Robot Wars Extreme. Attendiamo il verdetto. Unghie che hanno lasciato molti segni e proprio per il maggior danneggiamento procurato i giudici hanno emanato il loro verdetto. La creatura robotica di Alan Gribble è la numero uno dell'annichilimento robotico totale.